Episodio, la CGIL della Bassa lancia l'allarme. C'è ancora troppo isolamento tra i gruppi etnici differenti, anche sui luoghi di lavoro. C'è poca integrazione, dicono i rappresentanti del sindacato, e occorre fare di più per evitare che situazioni come quelle di Villarotta possano ripetersi in futuro. Separati nei luoghi di lavoro e a scuola, separati nei quartieri di residenza, diversi luoghi di aggregazione e diversi negozi in cui si fanno acquisti. Insomma, il processo di integrazione tra stranieri e reggiani, soprattutto nella Bassa, si è fermato a metà. Questo almeno è il parere della CGIL, che vede proprio in questa integrazione incompleta la causa profonda di episodi terribili come l'omicidio di Villarotta di Luzzara. In qualche caso manca il rispetto delle regole e questo, secondo il sindacato, porta alcuni a tentare di risolvere le questioni aggirando la legge. Dal nostro osservatorio l'idea di integrazione è molto lontana, sia degli stranieri. Ma l'integrazione è un processo lungo, a cui si arriva in primo luogo attraverso la comprensione reciproca, e questa passa inevitabilmente attraverso la scuola e la conoscenza della lingua. Le amministrazioni devono favorire l'alfabetizzazione degli adulti, in modo particolare delle donne. La scuola deve ridurre la dispersione scolastica sia tra i ragazzi. In tutta la Bassa la percentuale di immigrati è superiore alla media provinciale. A Luzzara si raggiunge il 17%, il 25% degli alunni delle scuole primarie ha genitori stranieri e nella materna di Villarotta i bambini italiani si contano sulle dita di una mano. A volte queste comunità faticano a trovare punti di riferimento esterni e preferiscono chiudersi in se stesse. L'esperienza che ho io, i pakistani vogliono integrarsi nella società, il problema è la lingua. Appena la seconda generazione avrà imparato la lingua italiana, non ci sarà neanche questo problema di integrazione. E su